Mezzanotte 23 in questo momento, buonasera, benvenuti al telegiornale. Telegiornale che apriamo raccontandovi del viaggio del Presidente del Consiglio Renzi negli Stati Uniti, viaggio che fra l'altro si è concluso un'ora fa perché Renzi si è imbarcato appunto a Washington per tornare in Italia. Oggi c'è stato però l'incontro con il Presidente Obama che lo ha ricevuto alla Casa Bianca. Hanno parlato per circa un'ora e mezzo, poi c'è stata anche una conferenza stampa ed è stato un colloquio, come si dice in questi casi, a tutto campo. Si è parlato di economia, Renzi ha detto che per lui l'America è un mito ed è di fatto qualche cosa da prendere a modello, ma poi si è parlato soprattutto di temi internazionali, il che significa Afghanistan, significa Libia, significa immigrazione. Energico, giovane, con una visione e la forza di andare contro lo status quo per fare le riforme. Barack Obama, che ama definirsi cittadino onorario, ma che nella nostra lingua non va oltre il buongiorno, loda Matteo Renzi. Sottolinea la comune visione sull'austerity, la flessibilità e la politica economica. Ma sulla crisi libica e la conseguente ecatombe di migranti nel Mediterraneo non si spinge oltre la pace la possono fare solo le tribù, di droni noi non abbiamo parlato. L'appoggio americano al nostro paese di fronte al caos libico continua dunque a seguire la strada imboccata fino adesso, quella della diplomazia. Gli Stati Uniti, impegnati sul fronte anti-ISIS, invece incassano un prolungamento della missione italiana in Afghanistan. L'Italia sta al fianco degli Stati Uniti, l'Europa sta al fianco degli Stati Uniti in una grande sfida che porterà ad esempio le truppe del nostro paese a restare in Afghanistan mesi in più rispetto a ciò che si era immaginato. Nel corso del primo incontro alla Casa Bianca i due leader hanno affrontato principalmente le crisi internazionali: Siria, Iraq, Afghanistan, Libia, Iran, Grecia. Obama e Renzi hanno anticipato temi economici ripresi più tardi durante il pranzo alla Casa Bianca: la crisi greca, la flessibilità, la speranza, ma anche il sacrificio delle riforme che Atene deve avere la forza di imporre ai suoi cittadini. Nel menù del secondo incontro c'è anche il trattato di libero scambio tra Stati Uniti ed Europa, che entrambi i leader si sono detti certi arriverà ad un'approvazione entro il 2015. Eppure se dagli Stati Uniti Renzi è intervenuto anche sulle vicende del Partito Democratico, in particolare sulla notizia che era stata data questa mattina da Repubblica, secondo la quale lui avrebbe proposto alla minoranza del suo partito uno scambio sull'Italicum, dove invece non ha concesso niente, permettendo invece modifiche alla riforma del Senato, rendendolo nuovamente eleggibile. Bene, Renzi ha smentito tutto ciò, ha detto non se ne parla assolutamente. Se mai spazi di mediazione ci saranno, non saranno su questo tema. È arrivata come una doccia gelata quella puntualizzazione che Renzi fa pervenire direttamente dagli Stati Uniti a proposito di un possibile scambio tra approvazione dell'Italicum e il ritorno ad un Senato elettivo. Nessuno scambio o concessione sulla riforma costituzionale, si va avanti con un confronto di merito. Parlare di offerta ribelli è fuori dalla realtà. L'Italicum va avanti così com'è, nessuno può bloccare le riforme. Rincara la dose anche Luca Lotti, Senato elettivo. La vedo molto dura e sulla legge elettorale taglia corto, ci siamo espressi, si è espresso il gruppo, andiamo in aula e si vota. Sul Senato elettivo dunque una secca smentita di quanto invece era circolato in un'intervista concessa prima di salire sull'aereo, secondo cui invece sarebbe stata ventilata l'ipotesi di poter ridiscutere l'idea di un Senato elettivo. Una carta che Renzi avrebbe giocato per cercare di arginare la spaccatura all'interno del PD e recuperare il consenso dei Dem sulla legge elettorale. Ma la smentita arrivata a breve giro ridimensiona la portata di quello che sulle prime sembrava davvero un rovesciamento di impostazione del DDL Boschi. Una strada anche tecnicamente impossibile, precisa Ettore Rosato. La riforma costituzionale al Senato potrà essere modificata solo nei punti già cambiati alla Camera, quindi nessuna rivisitazione dell'articolo 2.
Una frenata che dunque di fatto riporta le fibrillazioni dove erano rimaste all'indomani dell'assemblea del PD, con una parte della minoranza Dem che ribadisce che non voterà l'Italicum, i bersagnani che sembrano più possibilisti e con il vice segretario del PD Guerini che non esclude il voto di fiducia, anche se precisa che sarebbe l'extrema ratio ed invita Speranza a ripensarci sulle dimissioni da capogruppo. Dicevamo anche del problema immigrazione, l'America sicuramente può intervenire per cercare di pacificare la situazione in Libia, ma il vero interlocutore per noi è l'Europa, un'Europa che però resta sorda, così ha detto oggi anche il ministro degli esteri Gentiloni, e le cifre di questi ultimi giorni sono davvero allarmanti perché sono più di 11.000 le persone arrivate in questi ultimi 5 giorni, ma ci sono anche almeno 900 persone di cui non si sa più nulla e sono verosimilmente morte affogate nel Mar Mediterraneo. Tutte le indicazioni che arrivano dalle coste meridionali del Mediterraneo parlano di un fenomeno sbarchi in aumento e il 2015 potrebbe essere l'anno record per gli arrivi. Lo conferma anche il ministro degli esteri Gentiloni. La cifra potrebbe salire fino a 250.000 profughi fino a dicembre. E anche oggi la cronaca registra un ennesimo salvataggio, un gommone soccorso dalla Guardia Costiera con a bordo 301 disperati. Un fenomeno insomma impossibile da gestire per il nostro paese. Infatti Paolo Gentiloni spiega, è assolutamente inaccettabile che un problema di dimensione europea abbia una soluzione soltanto italiana. Ciò che si profila dunque, anche se nei limiti di una tensione politica, è uno scontro tra il nostro paese e la UE. Triton, il programma europeo che ha preso il posto di Mare Nostrum, si è rivelato insufficiente. Un invito a Bruxelles a fare di più arriva anche dal Presidente della Camera, Boldrini, che dice l'Unione Europea deve fare di più in termini di soccorso in mare perché il Mediterraneo è un confine europeo. E Renzi dagli Stati Uniti aggiunge ciò che accade nel Mediterraneo non è solo una questione di sicurezza ma una questione di dignità. Mentre dai vescovi si alza il grido di dolore per una tragedia di cui l'Europa se ne lava elegantemente le mani. Intanto le regioni e i comuni rispondono all'invito del governo di fare di più per assorbire su scala nazionale l'ondata degli arrivi sulle coste meridionali. Infatti sia i sindaci sia i governatori si dicono disponibili a lavorare in stretta collaborazione con Palazzo Chigi e Viminale. Per questo il presidente della conferenza Stato-Regioni, Sergio Chiamparino, chiede l'istituzione di una cabina di regia per spalmare i profughi su tutto il paese. E forse era un tentativo di impossessarsi di una nave per poi utilizzarla per gli sbarchi, il sequestro, il tentato sequestro di un peschereccio italiano avvenuto la scorsa notte in acque internazionali, ma di fatto davanti alle coste libiche. Fortunatamente tutto si è risolto, il peschereccio sta rientrando, ma ovviamente si sta indagando per cercare di capire che cosa sia successo, visto che il peschereccio sarebbe stato sequestrato da sedicenti militari libici. È in navigazione verso le coste siciliane il peschereccio Airone, scampato ad un tentativo di sequestro da parte di militari libici. Ora il motopesca della flotta di Mazara del Vallo è scortato da una fregata della Marina Militare Italiana. A bordo ci sono, oltre all'equipaggio, anche gli incursori della Marina, intervenuti con un blitz per liberare il motopeschereccio. Tutto è iniziato intorno alle 3 della scorsa notte, mentre l'Airone era impegnato in una battuta di pesca in acque internazionali, a circa 90 chilometri dalle coste libiche. Acque che la Libia ritiene di sua pertinenza. Il peschereccio è stato agganciato da un rimorchiatore su cui si trovavano militari libici. Uno di loro è salito sull'Airone minacciando l'equipaggio e sequestrando i documenti di bordo, mentre la navigazione virava verso il porto libico di Misurata. Intanto i 7 componenti dell'equipaggio dell'Airone, 3 italiani e 4 tunisini, riuscivano a sopraffare il militare libico ed a rinchiuderlo nella stiva. Nel frattempo la fregata Bergamini, impegnata nell'operazione Mare Sicuro, interveniva riuscendo a liberare il peschereccio. Sono seguiti momenti concitati quando gli incursori della Marina sono saliti a bordo. Sarebbe partita una raffica da un fucile mitragliatore che avrebbe colpito lievemente un marittimo tunisino. A chiarire la vicenda sarà la magistratura ordinaria e quella militare. Il militare libico è stato trattenuto sulla fregata italiana e le autorità di Misurata bollano il blitz come atto di pirateria. L'economia, ricordate giusto ieri il ministro delle finanze Yanis Varoufakis, il ministro greco delle finanze Varoufakis, aveva ammesso che il suo paese aveva problemi di liquidità,
E oggi ovviamente la reazione dei mercati è stata pesantissima, forti le perdite, per esempio a Milano che ha chiuso a meno 2,40%, Francoforte addirittura a meno 2,58% e anche il nostro spread fra BTP e Bund a 10 anni è schizzato di nuovo in alto. Dunque la Grecia torna nuovamente a far paura, all'ipotesi di un fallimento della Grecia, anche se oggi il governo di Atene ha smentito le indiscrezioni che parlavano di soli 2 miliardi rimasti nelle loro casse. Comunque le trattative per sbloccare l'ultima tranche di aiuti da circa 7 miliardi vanno avanti a oltranza, ma è difficilissimo che si possa arrivare ad una soluzione in tempo per l'Eurogruppo del 24 di aprile. Sempre su questo argomento a Washington Varoufakis ha incontrato ancora oggi per un'ora il numero uno della BCE Draghi, mentre il nostro ministro dell'economia Padoan in un'intervista alla CNN ha detto però di essere fiducioso in un accordo. E ora invece torniamo a occuparci dell'ISIS e dei nuovi orrori registrati dalla cronaca e dei filmati messi in rete proprio dal califfato, in particolare oggi l'accanimento contro un cimitero cristiano. Migliaia di uomini, donne e bambini in queste ore stanno lasciando con ogni mezzo la città di Ramadi, nella provincia sunnita di Al-Anbar, nell'Iraq occidentale. Un vero e proprio esodo per tentare di fuggire alla violenza jihadista. I miliziani, che dopo giorni di bombardamenti ora circondano la città, controllerebbero le vie d'accesso e si preparano ad attaccare. Prima che la morsa dei terroristi si stringesse, la popolazione è fuggita, diretta verso la località di Khalidiyah, soltanto una tappa della fuga, perché molti di loro proseguiranno, 100 chilometri ancora più ad ovest, verso Baghdad, dove una serie di attentati, già rivendicati dall'ISIS, hanno provocato la morte di almeno 30 civili ed il ferimento di decine di persone. Le truppe governative intanto hanno annunciato di aver intensificato i bombardamenti contro le postazioni dell'ISIS per tentare di fermare la loro avanzata. Una speranza legata soprattutto ai raid aerei della coalizione internazionale guida statunitense, che sono proseguiti anche nelle ultime ore. E proprio il Dipartimento di Stato americano ha confermato che un'autobomba è esplosa davanti al consolato degli Stati Uniti a Erbil, nel Kurdistan iracheno. L'attentato avrebbe provocato la morte di almeno 3 civili ed il ferimento di altre 5, mentre nessun cittadino statunitense sarebbe rimasto coinvolto. La cieca barbarie dei jihadisti contro i simboli della cristianità e di siti archeologici non si ferma. I miliziani di al-Baghdadi, come mostrano queste foto diffuse sul web dagli uomini del califfo, hanno distrutto alcune tombe cristiane in un cimitero di Mosul, nel nord del paese. E torniamo invece adesso a parlare della nostra economia. Sapete che c'è un problema legato all'avvertenza Whirlpool, ex Indesit, ed è compatto appunto il fronte del no per questo piano industriale che è stato presentato dal gruppo, perché il governo, gli amministratori locali, i sindacati, ovviamente i lavoratori interessati che oggi hanno manifestato con assemblee e blocchi stradali, hanno respinto l'ipotesi della chiusura di 3 stabilimenti e di 400 esuberi in più nel piano di ristrutturazione aziendale che appunto il colosso americano degli elettrodomestici si era impegnato a realizzare, che però non prevedeva licenziamenti fino al 2018. I sindacati invece sono divisi sul piano dei bonus legati alla produttività e ai risultati del gruppo che l'amministratore delegato ha presentato oggi a proposito della FCA, quindi stiamo parlando della Fiat. È stato sottoscritto un verbale d'intesa, ma chi non era presente e non ha firmato appunto la FIOM ha criticato aspramente l'accordo perché, ha spiegato Landini, in questo modo viene cancellata la contrattazione e il sindacato viene ridotto a mero spettatore. E c'è un'ultima notizia da darvi, riguarda la morte di Renato Altissimo. Aveva 74 anni, è stato segretario del Partito Liberale Italiano, è stato anche molte volte ministro, soprattutto negli anni 80. Venne poi coinvolto nell'inchiesta di Tangentopoli e fu accusato di aver preso una parte della maxi tangente Enimont e venne appunto condannato a 8 mesi. È la nostra ultima notizia, ma adesso invece c'è lo sport. In studio c'è Ugo Francicanava.
Buonasera Flavia, buonasera a tutti. Sì, ci occupiamo di campionato chiaramente, vigilia di 31esima giornata, una 31esima giornata illuminata da uno Juventus-Lazio che è sfida tra prima e seconda forza del torneo, probabilmente un match a questo livello inaspettato fino a un mese fa. Per la Juventus è importante non perdere concentrazione, anche se i bianconeri sono reduci in campionato da una sconfitta, quella contro il Parma. La Lazio vuole cercare di consolidare una seconda piazza appena conquistata. Di colpo Juventus-Lazio è diventata una partita scudetto, la definisce così lo stesso Allegri, che non si sente tranquillo neppure con 12 punti di vantaggio a 8 giornate dal traguardo. Non abbiamo vinto ancora niente, sottolinea il tecnico bianconero, che vuole tenere tutti sulla corda in quella che considera la fase decisiva della stagione. Credo che da qui alla partita con la Sampdoria si decida la stagione, perché in mezzo c'è il campionato e poi c'è anche la Champions mercoledì. Il clamoroso KO di Parma ha lasciato il segno. Esaurito il bonus, la Juventus non può più sbagliare, soprattutto contro una Lazio che arriva a Torino senza complessi di inferiorità. Dopo aver strappato il secondo posto alla Roma, i biancocelesti puntano alla nona vittoria di fila, una striscia record che permetterebbe di eguagliare il record stabilito dallo svedese Eriksson. Anche per questo Pioli non firmerebbe per un pareggio. Entrare in campo e pensare di avere il pareggio a disposizione significa avere molte possibilità di perdere. Il 31esimo turno sarà aperto domani alle 18 da Sampdoria Cesena, mentre domenica sera Inter e Milan si affronteranno nel derby più modesto degli ultimi anni. Intanto il giudice sportivo ha parzialmente riaperto la curva sud della Roma, squalificata per gli striscioni offensivi nei confronti della madre del sostenitore napoletano Ciro Esposito. La presa di posizione del presidente Pallotta ha diviso la tifoseria giallorossa e si temono contestazioni prima della gara con l'Atalanta all'Olimpico. A proposito di tifosi davvero inveleniti, non soltanto a Roma, situazione molto calda, intorno alle 20 di questa sera una trentina di ultras del Cagliari hanno fatto irruzione nella sede del ritiro della squadra diretta da Zeman, attualmente penultima a quota 21 punti. Sarebbero volate non soltanto parole grosse, ma ci sarebbe stato anche qualche schiaffo tra tifosi e giocatori. Cambiamo pagina, ci occupiamo invece di un argomento che fa davvero felici i tifosi della Ferrari, ovvero sia appunto la Formula 1, prove libere in Bahrain, quarto appuntamento della stagione con le Ferrari davvero sugli scudi. Non capitava da quasi un anno. Nel dopo prove Rosberg ed Hamilton hanno avuto parole più per le Ferrari che per commentare le loro stesse prestazioni. Segno che le rosse, con temperature alte quasi come in Malesia, fanno davvero paura, e lo conferma il cronometro. È stata impeccabile la simulazione di gara svolta da Raikkonen e Vettel e nemmeno abbozzata dalle due Mercedes. Al vertice, dopo la prima giornata, c'è Rosberg, questo è vero, ma Vettel era vicinissimo a batterlo quando la sua vettura è rimasta quasi senza freni e si è toccata con la monoposto di Perez. Test finiti per il tedesco proprio sul più bello. Per lui comunque la quarta posizione a 6 decimi da Rosberg e 1° da Raikkonen, terzo. Ma nel box della Ferrari regna la fiducia sulla base dei dati relativi al consumo delle gomme e all'efficienza aerodinamica, proprio quelli che fino a novembre scorso erano i talloni d'Achille della vettura di Maranello. Alle spalle delle due coppie leader resiste soltanto la Williams. Il finlandese Bottas è appena 3 millesimi da Vettel, mentre prova faticosamente a riemergere la Red Bull con Ricciardo. Sempre più nei guai invece Fernando Alonso, 12° con una McLaren lontanissima dai vertici. Button è addirittura penultimo. Il weekend, lo ricordiamo, ritorneranno in pista anche i protagonisti della MotoGP nelle prime prove libere in Argentina, in difficoltà però le Yamaha di Valentino Rossi e Jorge Lorenzo. Flavia, a te. Bene, prima di salutarci, una notizia che arriva dalla Nigeria. Purtroppo si segnala un nuovo massacro di Boko Haram, sarebbe avvenuto in un villaggio vicino al confine con il Camerun, almeno 20 persone, da quello che dice questa agenzia, sarebbero state uccise. È 00:42, è davvero la nostra ultima notizia. Prossima edizione del telegiornale domani mattina alle 7:30. Buonanotte.